Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno. Benvenuti e benvenute, siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel, chi vi parla è Salvo Mandarà, oggi è martedì 4 febbraio del 2014, chissà, mi sa che qualche giorno mi sbaglio, dico ancora 2013. Comunque oggi l'ho detta giusta, 2014, e sono le 9:30 minuti. Ma di che cosa devo parlarvi oggi? Io onestamente, veramente, non ho idea, perché ormai il quadro politico è avviato verso una situazione veramente stagnante. Nel vero senso della parola, è una roba incredibile. Oggi, se ho capito bene, si discute del decreto svuota carceri, sul quale ancora una volta è stata messa la fiducia. Io non ho studiato, non so esattamente come è fatto questo decreto svuota carceri, però diciamo che dai commenti dai commenti che ho sentito in giro, mi sono fatto l'idea, ma ripeto, devo ammettere la mia ignoranza, non l'ho studiato, non lo conosco in dettaglio. Comunque ho la sensazione praticamente che questo decreto non sia stato fatto utilizzando un criterio, per esempio, legato magari al tipo di reato commesso, no? Ma semplicemente una specie di indulto o una specie di amnistia mascherata. Insomma, perché addirittura pare che possano uscire fuori, anzi forse alcuni sono già usciti, anche dei mafiosi o comunque delle persone, insomma, accusate di aver commesso dei reati molto gravi. Quindi, voglio dire, anziché fare delle leggi strutturali, no? Per esempio, a me verrebbe in mente di fare in modo che quel 20, 30, 40% di carcerati che si trovano in carcere solo perché magari hanno fatto uso o spaccio per piccole quantità di cosiddetti stupefacenti, ecco, quelli là io per esempio li metterei tutti fuori in massa, oppure quelli che si trovano in carcere perché hanno commesso il famoso reato di clandestinità, o comunque, insomma, io utilizzerei come metro quello della gravità del reato commesso. E ovviamente magari proporrei delle misure alternative al carcere, che poi questo è anche quello che dice la Costituzione, perché le punizioni dovrebbero servire a rieducare le persone, non solamente a punire, a sanzionare giustamente un comportamento scorretto e soprattutto pericoloso per la società. Invece, da quello che ho capito, la sensazione è che praticamente magari, forse non lo so, accorciano i tempi di permanenza in carcere in attesa di giudizio, che per carità a livello di principio non è sbagliato, però se poi magari mi ritrovo fuori un mafioso perché sono decorsi i termini o non lo so per quale altra ragione, sicuramente è grave. Comunque, ripeto, forse ne ho parlato anche troppo avendo fatto la premessa di non conoscere in dettaglio questo decreto. Diciamo che, basandomi un po' anche sulla fiducia, visto che c'è la contrarietà dei deputati del Movimento 5 Stelle, che sicuramente, contrariamente a quanto abbia fatto io, hanno studiato il decreto e lo conoscono, ammesso che ne abbiano avuto il tempo, perché come sempre quando arrivano questi decreti il tempo a disposizione è molto limitato, comunque, insomma, probabilmente c'è qualche fregatura, ecco, magari si consentirà l'uscita dal carcere a persone che forse starebbero meglio dentro. Vabbè. Ecco, vedo ci sono un po' di saluti. Mister Tender mi saluta, dice ciap. E poi Folgore 69 dice: giorno fratello, prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Ebbè sì, grazie per avermelo ricordato. E diciamo che adesso siamo nella fase finale, insomma, siamo nella fase in cui ti combattono. E in effetti stanno cercando di combatterci in modo veramente forte, energico, insomma. E quindi si può pensare che se questa fase del combattimento non è troppo lunga, si potrebbe arrivare alla vittoria, insomma. Il passo successivo sicuramente è quello.
E io mi ricordo bene i passi precedenti, quello in cui venivamo ignorati noi cittadini, se ne sbattevano. Beh, diciamo che le massime cariche dello Stato continuano a fregarsene dei cittadini, però diciamo che sono stati costretti a brutto muso, diciamo, a rendersi conto che esiste qualcosa all'interno delle istituzioni che in qualche modo si sforza, facendo a volte forse anche degli errori, ma si sforza di rappresentare in qualche modo i cittadini, e questa è la grande novità. Poi cos'è che scrive? Mister Tendere dice: ho l'impressione che questo paese sia devastato, già in macerie, dovremo ricostruirlo. Esatto, e poi c'è Andrea Contardi che dice: buongiorno a tutti. Allora, carissimi amici, che cosa dire? Niente, io quindi. Questo qua è quello di cui oggi si discuterà alla Camera. Ah, ecco, due cosette vorrei dire. Io, come sapete, la mattina mentre faccio colazione mi faccio del male guardando la televisione. Oggi guardavo Agorà, però ho avuto il piacere di vedere fra gli ospiti anche Lorella Zanardo. Beh, Lorella Zanardo è una persona stupenda che io ho conosciuto personalmente, non l'ho incontrata fisicamente, ma è stata mia ospite in una trasmissione che abbiamo fatto su Salvo 5.0 che parlava proprio dell'uso del corpo della donna nei media. Ecco, se vi interessa questo argomento, se volete approfondire sull'argomento dell'uso del corpo delle donne nei media e le considerazioni di Lorella Zanardo, vi invito ad andare sul canale Salvo 5.0 su YouTube. Basta che mettiate Zanardo fra le parole di ricerca oppure corpo delle donne o media e sicuramente trovate il video. È veramente molto interessante. E insomma, sono molto contento di aver visto Lorella Zanardo oggi ospite ad Agorà per pochi minuti, in cui lei ha ricordato appunto che la barbarie nello scontro tra generi a cui si assiste in Italia, in rete, in televisione, un po' dappertutto, è comunque ad ampio spettro, a 360 gradi. Non c'è solo una forza politica, come i media ovviamente stanno cercando di far passare, e cioè, che te lo dico a fa, il Movimento 5 Stelle. No, la Zanardo ha ricordato che il non rispetto della differenza dei sessi, il non rispetto delle differenze in generale, è una cosa che in Italia vale dappertutto, in tutte le direzioni. Ecco, e quindi niente, lei ha avuto veramente il coraggio di affermare questo, dice, fra l'altro dice, le proteste che stanno facendo quelli del Movimento 5 Stelle alla Camera sono sacrosante. Ovviamente dovrebbero cercare anche loro di evitare magari certi eccessi. E vabbè, comunque io non voglio più tornare sul discorso degli eccessi, delle parolacce, degli insulti sessisti, eccetera, anche se in effetti avrei voglia di farlo, perché comunque in televisione oggi, per esempio, per un'ora hanno parlato di tutte queste cose, ma nessuno si è ricordato che comunque c'è stata una donna del Movimento 5 Stelle che si è presa uno sganassone da un picchiatore malefico che si chiama D'Ambruoso, che fra l'altro è un questore della Camera e fra l'altro è anche un ex magistrato, quindi insomma dovrebbe essere una persona con una cultura medio-alta. Eppure, ecco, oggi nessuno ha ricordato questa cosa, hanno ricordato naturalmente tutti gli insulti sulla pagina Facebook di Beppe Grillo, delle persone che hanno risposto a quel post provocatorio. Cosa fareste se aveste la Boldrini in macchina? Vabbè, la mia opinione personale è che quel post, che era un post giocherellone, scanzonato, tanto da essere accompagnato dal video del mio amico Denis Ferro, quindi è ovvio che non era una cosa seria. Comunque, magari quella domanda posta così, visto come si erano svolte le cose nelle ultime ore, magari forse si poteva pure evitare, ma questo non toglie il fatto però che poi tutti gli insulti, tutte le cose assolutamente sbagliate, violente, che sono state scritte contro la Boldrini, ovviamente non hanno nulla a che vedere con il blog di Grillo e anche con la pagina Facebook di Grillo. Sono dei commentatori stupidi, ignoranti,
che purtroppo affollano la rete, ma da parte di tutti gli schieramenti. Fra l'altro non c'è nessuno che possa certificare che quei commenti lì fossero originati da persone vicine al Movimento 5 Stelle, anzi il sospetto è che magari la maggior parte di quei commenti venissero proprio magari da altri, da altre parti, magari proprio da persone che vogliono colpevolizzare, criminalizzare il Movimento 5 Stelle. Quindi diciamo, forse quel post si poteva anche evitare, ma soprattutto diciamo per l'effetto che ha avuto nei confronti del movimento, visto questi media veramente violenti, meschini e di parte che ci sono, perché poi alla fine il post era un post semplicemente giocoso, tanto è vero che è stato accompagnato da un video che si può accusare di essere qualunque cosa, ma certamente non violento né sessista, anzi è stato un video simpaticissimo, fatto come sempre con garbo, con la massima educazione da parte del mio amico Dennis Ferro. E vabbè, e questo è quello che succede in televisione. Quindi ancora una volta, anche oggi, nessuno si è ricordato lo sganassone ricevuto da Loredana Lupo, che ha avuto l'ardire e la violenza di andare a picchiare la sua faccia contro il dorso della mano del signor D'Ambruoso. È stato un atto violentissimo da parte della Lupo nei confronti del povero D'Ambruoso, che infatti ha ricevuto solidarietà da parte di tutti. Anche ieri sera c'è stata una signora molto gentile di Scelta Civica che proprio ha difeso D'Ambruoso, perché ha detto: è inaudita la violenza di questa signora Lupo che è andata lì con la faccia proprio a picchiare forte contro il dorso della mano, rischiando di fargli del male, del signor D'Ambruoso. Bene. Sì, poi ci sono altri saluti, c'è Flashover che mi saluta, poi c'è Ivan99 che dice che quei commenti li hanno messi quelli che votano Casini, poi Mr. Fender dice: Freccero ieri sera dalla Lilli è stato onesto, riconosce il nostro impegno, poi Tiziana Veronesi mi saluta, e che dire, carissimi amici, intanto ovviamente ricambio i saluti a tutti, poi per quanto riguarda Freccero, ma sì, Freccero... Ma diciamo che Freccero è una persona che ha il coraggio di dire quello che pensa. Io onestamente non è che condivido sempre tutto quello che dice Freccero, però sicuramente bisogna dargli atto che in queste ultime apparizioni, ieri sera e anche stamattina era ospite da Agorà, diciamo che almeno dice le cose dice le cose come stanno. Poi ecco Folgore dice, Di Battista dice che questi indegni devi vederli nei loro occhi. Bene, e gli occhi della Boldrini e il loro tono preoccupante. Sono assolutamente d'accordo, caro Folgore. E poi ecco, lui aggiunge, Folgore, che è stato a trovare Loredana Lupo il giorno dopo del fatto. Hai fatto benissimo e spero che ti sia ricordato di abbracciarla da parte di tutti noi della rete, che non sempre abbiamo l'opportunità di essere fisicamente vicini. Ecco, mi avete fatto ricordare con il commento di chi diceva che quei commenti sono stati messi da Casini o da quelli che votano Casini, mi avete fatto ricordare il fatto che stamattina ad Agorà hanno riesumato Casini. Caspita, io non lo vedevo veramente da secoli e devo dire che quelli che si occupano del trucco alla Rai sono veramente bravi. Mi dovete credere sulla parola, sembrava quasi vivo, sembrava quasi vero Casini. Non pensavo, perché sapete, dopo tanti mesi io non pensavo che fossero così bravi a farlo sembrare quasi vero, proprio sembrava quasi che parlasse, una roba meravigliosa. Questi sono proprio veramente i portenti della tecnica, del trucco e della tecnologia, insomma, della TV digitale, non so come hanno fatto, ma sembrava quasi di avere veramente Casini lì, dal vivo, che parlava, una cosa incredibile. Complimenti a tutti quanti. E vabbè, ecco, bravo Folgore, sì, ecco, visto che mi dai l'opportunità di ricordare anche quello che è la Meloni, ecco, sì. Allora, vabbè, Tiziana, in effetti non è che la Meloni ha difeso il Movimento 5 Stelle, la Meloni ha parlato in modo onesto del decreto Banca Italia, ha detto la sua opinione, che in questo caso coincide perfettamente con la mia e credo con quella di moltissimi, insomma, che in qualche modo sono vicini alle idee del Movimento 5 Stelle. E vi dico, su Facebook qualcuno mi ha anche risposto quando io
ho twittato standing ovation per Giorgia Meloni. Qualcuno ha detto standing ovation un par di palle, lei berlusconiana di sempre, eccetera eccetera. Allora ecco, vorrei chiarire con calma bene questo concetto. Allora, quando un politico parla su un fatto specifico, si può essere d'accordo o si può essere in disaccordo. Il fatto che uno, commentando un fatto specifico, un'affermazione specifica, si trovi d'accordo con quella persona in quel determinato momento, questo non vuol dire che la persona che fa un giudizio sul commento di chi ha parlato sposa in toto tutta la vita politica della persona. Quindi il mio tweet di ieri, scusate, mi è venuto un po' di singhiozzo, il mio tweet di ieri sera, standing ovation alla Meloni, non voleva dire io sono felice della storia politica della Meloni, se fossi sentimentalmente libero vorrei sposarla, la donna politica più brava del mondo, ha sempre fatto bene in politica, la coerenza fatta persona, che brava la Meloni, la politica più brava e onesta del mondo. No, standing ovation per Giorgia Meloni scritto in quel contesto significava semplicemente che Giorgia Meloni ieri sera, ospite a Piazza Pulita, è stata l'unica in tutta la trasmissione a dire in modo chiaro e onesto agli italiani, che credo fossero 800.000 o 1 milione, non so quale sia il numero esatto del pubblico di Piazza Pulita, comunque Giorgia Meloni era stata l'unica a dire in modo chiaro, appassionato e onesto quello che stava succedendo, quello che è già successo purtroppo con il decreto Banca Italia. Tutto qui. Quindi dire in un contesto preciso, quando la Meloni ha appena finito di esprimersi su Banca Italia, standing ovation a Giorgia Meloni, vuol dire semplicemente che in questa fattispecie, in questo contesto, in questo istante, io sono d'accordo con quello che ha detto Giorgia Meloni. Punto. Poi la storia politica di Giorgia Meloni è la sua, se la tiene, e sono affari suoi, a me non interessa il fatto che lei sia una berlusconiana o sia stata una berlusconiana, potrebbe anche ritornarlo, non me ne potrebbe fregare di meno. Ho solo detto che in quel contesto specifico Giorgia Meloni è stata l'unica a 360 gradi fra tutti quelli presenti in quella trasmissione a dire come stavano le cose in modo corretto riguardo al discorso Banca Italia. Spero di essere stato chiaro. Infatti vi dico onestamente che non mi piacciono molto alcuni commenti che io vedo in rete, anche quando faccio magari una trasmissione, c'è un ospite che dice una cosa bella, appassionante, e allora bravo, lo vorrei come presidente del consiglio. A me questi commenti fanno veramente sorridere, mi sembrano quasi i commenti che potrebbero essere di un bambino magari di 9-10 anni, cioè dobbiamo imparare a contestualizzare e a non fidarci di un singolo evento. Quindi dobbiamo, secondo me, poi non è che io voglio fare il maestrino, ma dal mio punto di vista io ritengo di avere la libertà di poter giudicare i singoli fatti uno per uno. Giorgia Meloni dice una cosa giusta su Banca Italia, dico standing ovation a Giorgia Meloni. Se l'indomani dice una cosa che secondo me è una stupidaggine su un altro discorso, io dico Giorgia Meloni per me ha detto una stupidaggine su questo discorso, e la stessa cosa vale per chiunque. Quindi non è che perché adesso ha detto una cosa giusta sul discorso Banca Italia dobbiamo dire ah, Giorgia Meloni è del Movimento 5 Stelle, facciamola iscrivere, candidiamola, diamole la poltrona di premier. Calma ragazzi, se arriviamo ai ranghi, le redini strette, se no il cavallo si imbizzarrisce. Dobbiamo avere, secondo me, la freddezza di controllare, di misurare, di giudicare i singoli eventi nel momento in cui accadono. Punto. Certo, è ovvio che forse verrebbe difficile giudicare positivamente, per esempio, anche una cosa corretta detta magari da uno che ha dimostrato in 30 anni di attività di essere una banderuola, mi viene un nome a caso, Casini, visto che oggi è stato riesumato. Ecco, è ovvio che a tutto c'è un limite, ma vi giuro che se su una certa circostanza molto ben precisa e individuata Casini dicesse una cosa corretta, io direi
Bravo Casini, ha detto una cosa corretta su un singolo punto. Finora non mi è mai capitato e ho il vago sospetto che difficilmente questa cosa potrà capitare, ma sul piano puramente teorico, diciamo, non va escluso nulla, perché qualunque persona che si esprime in pubblico potrebbe anche capitare, magari anche per sbaglio, che su un singolo punto dica una cosa condivisibile. Bene, non torniamo più su questo campo, su questo punto credo che abbiamo speso diverse parole. Ecco. Ecco, Folgore dice la Boldrini che dava solidarietà a Fazio, Augias e Bignardi per attacco violento. Ma pensa a tuo suocero, 22 anni di carcere, cretina. Ecco, vabbè. Insomma, ecco, per esempio vi dico una cosa, ho visto veramente tanti giudizi negativi riguardo appunto alla lettera aperta che Rocco Casalino ha inviato a Daria Bignardi. Allora, io avendo ascoltato anche vari commenti, anche di tanti giornalisti, alcuni dei quali stimo, per esempio Padellaro ieri sosteneva che la domanda della Bignardi a Di Battista sul papà ex fascista è una domanda lecita, ma una domanda sbagliata. Bene, a me piace molto questo approccio di Padellaro, perché dice non esistono le domande che non si possono fare. Quindi la Bignardi aveva tutta la libertà come conduttrice del programma di fare questa domanda. Certo, diciamo che è una domanda fuori contesto, è una domanda stupida. A proposito, adesso vi farò orripilare. Attenzione, attenzione, questo obiettivo è un po' appannato. Adesso vi farò orripilare perché vi dirò una cosa che non vi aspetterete. Stamattina ad Agorà ha detto una cosa che io condivido, sapete chi? Pronti, pronti a vomitare? Daniela Santanchè. Esatto, Daniela Santanchè ha detto che la domanda della Bignardi non è corretta, è una domanda sbagliata, come ha detto anche ieri Padellaro, perché dice, allora la Bignardi potrebbe chiamare ospite Eugenio Scalfari e chiedergli se si vergogna di essere stato fascista, oppure chiamare altre persone, magari di quella generazione, e chiedere come si sentono al pensiero di essere stati fascisti. Quindi non già, come nel caso di Alessandro Di Battista, chiedere, ma lei si vergogna del fatto che suo padre si è dichiarato fascista un tempo? Che giustamente Alessandro ha risposto, ma scusi, ma che domanda è? Mio padre è mio padre e io sono io. Questa è stata la risposta di Alessandro, perfetta, giusta, non merita, cioè no, non merita, non richiede ulteriori approfondimenti. Però in effetti la lettera che ha scritto Rocco Casalino ha fatto indignare molti giornalisti perché l'hanno vista come un attacco a Daria Bignardi, ma scusate, io vorrei capire una cosa perché non sono molto informato. Ma questo suocero di Daria Bignardi, è vero o non è vero che è stato condannato per essere stato mandante di un omicidio? Perché il punto è questo. Se è vero, io non ci vedo nulla di violento sulla lettera aperta che Rocco Casalino le ha mandato. Cioè, gli ha solo ricordato, così come tu hai chiesto ad Alessandro Di Battista del padre, probabilmente magari facendo una domanda forse imbarazzante, anche se Alessandro se l'è cavata benissimo. Magari qualcuno potrebbe chiedere a te come ci si sente ad avere un suocero che è stato in galera per, insomma, per degli atti violenti. Ecco, questa qua sicuramente è una cosa dura, sicuramente, ma perché l'hanno presa così male? Ecco, io forse sono un po' ingenuo e quindi adesso magari mi attirerò delle critiche, ma mi piacerebbe approfondire, mi piacerebbe capire perché questa lettera aperta di Rocco Casalino è stata interpretata come un atto violento nei confronti di Daria Bignardi. Ora, nessuno vuole togliere a Daria Bignardi il diritto di fare anche una domanda stupida o una domanda sbagliata, come dice Padellaro. Va bene, aveva il diritto di farla, infatti l'ha fatta. Però non capisco perché venga giudicato violento il discorso di Casalino che semplicemente ricorda alla Bignardi la storia di una persona che fa parte della sua famiglia acquisita. Tutto qui. Io onestamente non trovo così violenta questa lettera di Rocco Casalino. E attenzione, non è che io voglia difendere Rocco Casalino a tutti i costi,
però sicuramente vorrei capire, ecco, quindi mi piacerebbe magari nei commenti sulla chat di YouTube, ecco, mi piacerebbe che qualcuno, potendo, mi spiegasse, secondo lui o lei, perché la lettera aperta di Rocco Casalino è stata interpretata come un atto violento da parte di Casalino nei confronti della Bignardi. Onestamente proprio non lo capisco. Poi lasciamo stare il fatto che dopo, quando quindi Alessandro non era più presente e non poteva difendersi, ha intervistato Corrado Augias, che anziché parlare del suo libro ha fatto un attacco praticamente senza precedenti nei confronti sia dell'intervistato che se n'era appena andato, che in generale del movimento che lui rappresentava. E vabbè, anche questo diciamo che rientra nella libertà della giornalista. Sono tutti giornalisti, sono tutte persone che si occupano di informazione, ognuno la fa a modo proprio. Secondo me è anche giusto avere la libertà di critica nei confronti di questo tipo di comportamenti, come per esempio quello del signor Giletti, che qualcuno ha fatto notare in rete, quando parlava Loredana Lupo non era mai inquadrata in primo piano, ma era sempre inquadrata nello schermo doppio insieme alla signora Moretti, e che quindi aveva l'opportunità di fare le sue smorfiette, mentre quando veniva intervistata la signora Moretti veniva intervistata diciamo con l'inquadratura a tutto campo in primo piano. Quindi sicuramente insomma ci sono stili e stili, a parte la cosa simpatica al limite del ridicolo che il signor Giletti dava del lei alla signora Moretti, nonostante insomma pare che sia di dominio pubblico che si conoscano abbastanza bene, quindi magari poteva anche darle del tu. Invece facevano finta di non conoscersi e niente, lui ritiene probabilmente di aver fatto un'intervista del tutto imparziale. Ma io lo so, io lo predico continuamente, non esistono le interviste imparziali. Neanche io, e parlo di me stesso, credo di riuscire, di essere in grado di fare un'intervista imparziale. È ovvio che ognuno di noi è parziale. Quello che però può fare la differenza fra un intervistatore e un altro, fra un comunicatore e l'altro, può essere il fatto che uno può dichiarare pubblicamente le sue idee, la sua vicinanza, diciamo, a delle idee o a un certo schieramento politico. Io per esempio non nascondo di essere un elettore del Movimento 5 Stelle, tuttavia ritengo che se intervisto delle persone devo sforzarmi di comportarmi in modo onesto, cioè cercare di fare delle domande e soprattutto di dare l'opportunità alla persona a cui faccio la domanda di rispondere, perché la cosa più odiosa che fanno certi giornalisti, fra cui appunto il signor Giletti, è quella di farti una domanda mentre tu stai rispondendo te ne fanno un'altra, mentre stai cercando di rispondere magari insieme alla prima e alla seconda te ne fanno altre due e così via. Ecco, questo secondo me è un comportamento del tutto scorretto, che prescinde dal fatto che tu come giornalista abbia legittimamente le tue idee. Cioè, se tu intervisti una persona e fai una domanda, devi poi avere la pazienza di attendere che questa persona risponda alla tua domanda. Certo, se poi prende 12 minuti per rispondere a una domanda, magari fai notare che il tempo stringe, quindi gli dici per cortesia di darsi una mossa, ma l'interruzione continua, il saltare addosso all'interlocutore è una cosa sicuramente che non va bene, soprattutto quando lo fai con un ospite e non lo fai con un'altra a cui dai del lei, ma si sa benissimo che invece insomma c'è una certa conoscenza. E vabbè. Quindi niente, questo volevo dire. A questo punto, visto che mi sono attardato e mancano ancora un paio di minuti per il mio arrivo in ufficio, volevo dirvi un paio di cose che riguardano il canale Salvo 5.0. Allora, innanzitutto, ecco, tutti voi 50 che mi state guardando in questo momento in diretta e tutti quelli che poi vedranno la registrazione su YouTube, vi prego, ricordatevi del progetto Salvo 5.0, vi prego di pubblicizzarlo in qualche modo, di farlo conoscere a quelli che non lo conoscono. Ecco, vorrei ribadire un concetto relativo all'esito di una piccola statistica che ho condotto, e cioè il fatto che
non dico a voi 50 che mi state guardando adesso, o agli 800, 700, quelli che saranno, che guarderanno la registrazione. È ovvio che voi sapete tutto, sapete molto del canale Salvo 5.0, però ecco, invece a livello globale degli italiani, o comunque delle persone che si avvicinano in qualche modo al Movimento 5 Stelle, il 99% conoscono questa persona, me, Salvo Mandarà, come l'uomo col giubbotto nero e col nasone che portava in giro una telecamera per tutti i palchi d'Italia. Poi ci sono il 50% che conoscono Salvo Mandarà per essere quell'uomo che il 28 maggio del 2013 ha fatto un video in cui ha detto «Italia, paese di merda, me ne vado». A parte il fatto di «me ne vado», cosa che non è stata possibile, per il resto continuo a pensare ancora oggi che l'Italia sia un paese di merda. E poi invece una piccola parte degli italiani e anche delle persone vicine al movimento, penso un 3-4%, forse massimo 5%, conosce tutto il resto di Salvo 5.0, cioè scusate, di Salvo Mandarà, e cioè appunto Salvo 5.0, quindi non solo quell'uomo che portava a spasso per 77 palchi d'Italia un telefonino intorno a Beppe Grillo durante i comizi, ma è anche una persona che ha fatto in 15 mesi di attività col canale Salvo 5.0, che trovate su YouTube, ha fatto praticamente in questi 15 mesi, perché Salvo 5.0 è nato alla fine di ottobre del 2012, ecco, ha fatto praticamente centinaia e centinaia di ore di dirette che vanno al di là delle riprese dello Tsunami Tour, ok? Ho fatto 73 trasmissioni serali, 73, con un centinaio, forse di più, di ospiti, fra cui anche Lorella Zanardo, che proprio stamattina è stata ospite di Agorà. Ho fatto, credo, tra i 250 e 300 mi scappa la diretta, come quello che state vedendo stamattina. Ho fatto tour da tutta l'Italia, da Massa Carrara, l'Incava Tour, dall'Emilia Romagna, il Terremoto Tour, e tante altre cose in giro per l'Italia, tanti convegni di economia in Campania, a Roma e in tanti altri posti. Insomma, ho intervistato decine e decine di persone, fra l'altro persone anche molto importanti. Cito 3-4 nomi a caso: Marco Travaglio, Umberto Rapetto, il generale della Guardia di Finanza, Oliviero Bea, Silvestro Montanaro, Domenico Finiguerra. Sto buttando dei nomi a caso, ma ho intervistato veramente tante persone. E quindi, insomma, questa è l'attività. E allora il progetto di Salvo 5.0 riguarda proprio questo, cioè trasformare questa attività che viene fatta per il momento a tempo perso in un'attività full time. Quindi vi prego, divulgate il progetto, lo trovate scritto sul mio blog, che è www.salvomandara.it, ovviamente la A finale non accentata. Quindi vi prego di darmi una mano a divulgare questo progetto e speriamo di poter arrivare all'obiettivo, e cioè quindi di potermi occupare di questa attività che oggi faccio part time a tempo pieno, e quindi poter aumentare l'offerta di informazione. E quindi a proposito di Salvo 5.0, vorrei dirvi che domani sera alle 21.30, ecco, per la felicità di tutti coloro che non potevano vedere la diretta alle 7, ecco, domani facciamo il tentativo di ritornare alle 21.30, quindi domani parliamo di bigenitorialità, parliamo di bambini rubati. Ci sono in Italia decine di migliaia, si parla di 40.000, 50.000, ci sono varie stime, di bambini che sono praticamente detenuti di strutture che prendono soldi dallo Stato, ma che fanno capo a varie organizzazioni, come sempre c'è di mezzo la Chiesa, ma non solo, che si chiamano IPAB. Quindi domani sera parleremo di IPAB, quindi di queste case che praticamente, prendendo soldi dallo Stato, tengono detenuti dei bambini per vari motivi. È ovvio che per un certo numero di questi magari è anche giusto che questi bambini stiano in queste case famiglia, ma ci sono sicuramente tantissimi casi in cui questo non è corretto. Un esempio per tutti: una famiglia che magari ha dei problemi economici, perché magari il papà è stato licenziato e la mamma non ha mai trovato lavoro, quindi una famiglia indigente solo dal punto di vista economico. Bene,
Se questa famiglia fa l'errore di andare ai centri sociali a chiedere aiuto, a quel punto si vede tolta il bambino. La coppia perde il diritto di essere coppia di genitori nei confronti di questo bambino o di questa bambina, e questo minore viene praticamente tolto alla famiglia e dato a una di queste case famiglia. E la cosa scandalosa è che ognuno di questi bambini, secondo alcune informazioni che mi sono state fornite, costano allo Stato 400 euro al giorno. Ora, basterebbe che lo Stato desse alla famiglia non 400 euro al giorno, un decimo, 40 euro al giorno. Basterebbe che lo Stato desse 40 euro al giorno alla famiglia, sotto forma di sussidio, di assegno di cittadinanza, chiamatelo un po' come volete, ed ecco che a quel punto quel bambino o quella bambina potrebbero rimanere in casa con papà e mamma. No, invece lo Stato cosa preferisce fare? Preferisce togliere il bambino alla famiglia, quindi eradicare, sradicare il bambino dalla famiglia, farlo stare lontano da papà e mamma solo perché papà e mamma non hanno l'opportunità economica di mantenerlo, e danno questo bambino o questa bambina a un centro che per tenerlo costa 400 euro al giorno. Ora ditemi voi se questa è una cosa ammissibile. Bene, domani sera parleremo di questo nel corso della trasmissione che faremo alle 21:30 su Salvo 5.0. E poi per concludere, vi voglio proprio far arrabbiare oggi, vi dico un'altra cosa che farà arrabbiare qualcuno di voi, probabilmente, non è ancora sicuro, probabilmente giovedì sera sarò di nuovo ospite della Zanzara. Ovviamente trasmetterò tutto in diretta, questa volta non sarà un collegamento dallo studio della Zanzara allo studio di Salvo 5.0, ma io andrò proprio fisicamente con il mio computer dentro lo studio della Zanzara e trasmetterò tutto in diretta. Mi ha telefonato Giuseppe Cruciani ieri, o ieri l'altro, adesso non ricordo più, proprio per dirmi: allora quando è che facciamo un'altra puntata, visto che quella lì per motivi, per problemi tecnici, eccetera, è durata poco. Io ho detto: beh, diciamo che siete scappati via come dei conigli. Ma no, dai, lo sai che la trasmissione stava finendo, abbiamo perso mezz'ora per riuscire a stabilire il collegamento, è stato un problema di tempo. Ho detto: vabbè, ti voglio dare un'altra opportunità. E quindi probabilmente, ripeto, non è ancora sicuro, la cosa verrà confermata domani, probabilmente giovedì sera andrò fisicamente col mio computer, col mio routerino, anzi, scusate, col nostro computer e col nostro routerino, perché li ho presi grazie alle vostre donazioni. Andrò dentro lo studio della Zanzara a provare a dare l'opportunità a Cruciani, e temo ci sia pure Parenzo, diciamo, di non fare i conigli come hanno fatto la prima volta. Vedremo come andrà, vedremo come andrà. Ecco, Fabio dice: sei un kamikaze, flashover. No, lo sapevo che questa sarebbe stata la reazione. Ecco, Pietro Sparti dice: porta l'insetticida. No, mi porto la paletta. Mi porto la paletta così li schiaccio proprio fisicamente. Comunque, ragazzi, io ho un obiettivo. Il mio obiettivo non è quello di andare lì a fare la figura dello scemo, come potete immaginare, anche se ovviamente il rischio c'è, perché è ovvio che non esiste attività umana esente da rischio. E quindi sicuramente il rischio che farò per qualche ragione la figura del coglione c'è. Però, così come ho voluto rischiare la prima volta quando ho ospitato Mia Ceran di In Onda a casa e poi è andata bene, ho voluto rischiare andando io nello studio di In Onda con Luca Telese a Roma e anche in quell'occasione è andata bene. Ho voluto rischiare con la Zanzara quella prima volta, sono venuti loro, praticamente ci siamo collegati tramite computer e anche in quell'occasione, secondo me, male non è andata. Quindi voglio correre questo rischio ancora una volta. Perché comunque il mio obiettivo è quello di divulgare il progetto di Salvo 5.0. Ovviamente il motivo per cui non è ancora sicuro al 100% che andrò alla Zanzara giovedì è proprio questo, perché ci dobbiamo risentire domani con Cruciani per vedere un attimo appunto la parte logistica e soprattutto la mia richiesta. Cioè io vengo lì, parliamo di tutto quello che volete voi, ma
mi dovete assolutamente permettere di dare una certa eco, una certa risonanza al mio canale e al progetto legato al mio canale. Questa è la condizione che ho posto e che riporrò domani, e solo se si verifica questa condizione, naturalmente, e io andrò, altrimenti mi asterrò. Non vado lì a fare la presenza, perché non me ne importa niente, come sapete. Io vado con un preciso obiettivo, quello di parlare magari di qualche argomento offrendo il mio punto di vista, cioè il punto di vista di un cittadino italiano. Punto. E poi quello di parlare del mio progetto. Pietro Sparti dice: che fine ha fatto Mia Ceran? Come che fine ha fatto? Mia Ceran è tutte le mattine in diretta su Rai 3. È presente ad Agorà. Assiste, diciamo, Gerardo Greco nella conduzione di Agorà, è quella che praticamente fa i commenti e trasmette i contributi esterni della rete, eccetera, eccetera. E quindi lavora a Rai 3 ad Agorà. Ecco, Pietro, ho risposto alla tua domanda. Va bene, ecco, Gianfranco addirittura dice: sono sicuro che hai i mezzi per stracciarli. Ma vedete, io non voglio stracciare nessuno. Io vado per fare due chiacchiere, sono sicuro che loro mi faranno delle domande cercando magari di mettermi in difficoltà. Io risponderò come sempre nella massima libertà, nella massima trasparenza, cercando di dire esclusivamente il mio punto di vista del tutto personale, non rappresentando assolutamente le posizioni del Movimento 5 Stelle, perché non ho nessun titolo per farlo. Vado lì semplicemente per chiacchierare su vari punti, vedremo quali saranno, ma soprattutto andrò lì perché vorrò dire a 500.000, 600.000, 1 milione, non so quante sono le persone che seguono la Zanzara, del fatto che io mi occupo di un canale da 15 mesi. Un canale che si chiama Salvo 5.0 su YouTube, che ha fatto centinaia e centinaia di ore di diretta, che tutti quelli che lo conoscono sono abbastanza soddisfatti di questo canale, e quindi mi piacerebbe farlo conoscere ad altri. Basta, questo è l'unico obiettivo, l'unico motivo per cui vado lì. Adesso vi saluto, vado al lavoro, un abbraccio a tutti, quindi ci vediamo domani mattina per il Mi Scappa la Diretta e poi domani sera per la trasmissione sulla bigenitorialità e sul discorso anche dei bambini rubati alle famiglie, quindi ci sarà uno psichiatra, ci saranno un paio di papà che hanno delle storie da raccontare, poi ci dovrebbe essere, spero ci sia anche un avvocato, appunto per dare il punto di vista su come viene interpretata la legge sull'affidamento, insomma, ci saranno tante persone. Ah, ci sarà Antonio Borromeo, Papi Gump, che è quell'uomo che ha fatto a piedi tutta l'Italia proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, sul discorso della bigenitorialità. Insomma, spero che sia una trasmissione interessante su questo tema che ritengo essere molto molto utile, molto attuale, molto interessante, perché purtroppo riguarda tante coppie, riguarda tanti papà, tante mamme e purtroppo anche tanti bambini. Va bene, ragazzi. Grazie, buona giornata a tutti, ci vediamo domani. Ciao.